Salve ragazzi, oggi affronteremo una branca della chimica molto importante perché praticamente ci permette la spettrofotometria, come vedete nel titolo delle slide, ci permette di determinare anche piccole quantità di sostanze in substrati come l'acqua, le acque in genere, sia quelle potabili come reflue, ma anche in altre sostanze, ci permette di decidere della qualità dell'olio, per esempio. Insomma, è una tecnica abbastanza versatile che è basata su dei principi molto interessanti. Questa che vedete è lo spettro di luce, e in particolare sono i range di lunghezze d'onde entro cui la luce si muove. Noi, se guardate, ne possiamo in realtà percepire, l'occhio umano ne percepisce soltanto una piccolissima parte, ma ci sono la corrente alternata, le onde radio, le radiazioni infrarosse, i raggi gamma, raggi X che noi non possiamo vedere, però ci sono. Questi sono i parametri di un'onda elettromagnetica che è identificata da questi parametri e quindi abbiamo la lambda, cioè la lunghezza d'onda che vedete qui, cioè la distanza tra due punti corrispondenti. In genere qua lo definisce da una cresta a cresta, ma in realtà tra due punti corrispondenti due onde successive. Il periodo, cioè il tempo che intercorre tra un passaggio e la cresta successiva, la frequenza, cioè il numero di creste per unità di tempo, l'ampiezza, che è lo spazio, diciamo, cioè tra la linea mediana e un massimo oppure un minimo. E questi fondamentalmente, questi parametri, o meglio, fondamentalmente solo due di questi parametri sono correlati all'energia, e cioè o la frequenza, cioè l'energia di un'onda elettromagnetica, è uguale ad HN, in cui H si chiama costante di Planck ed è una costante. Ni è la frequenza, oppure H per 5, C è la lunghezza, la velocità della luce, anche se è una costante, fratto lambda, cioè la lunghezza d'onda. Tutti gli altri parametri non sono correlati all'energia di un'onda elettromagnetica. Allora, cosa fa la materia quando interagisce con la luce? Fondamentalmente può cambiare a seconda della lunghezza d'onda o della frequenza con cui viene mandata su una sostanza. La sostanza interagisce e può cambiare la sua struttura. Per esempio, qui vedete una molecola che a un certo punto è abbastanza complessa, adesso non so neanche di cosa si tratti, però a un certo punto cambia struttura. E il cambiamento di struttura può essere associato a volte anche con delle manifestazioni, per esempio con il colore. Questo invece che vedete qui è una tipica cuvetta, cioè andiamo direttamente al pratico, cioè che cosa succede quando noi abbiamo un campione in soluzione? E lo facciamo attraversare da un'onda elettromagnetica. Fondamentalmente possono succedere solo due cose: o l'onda elettromagnetica che lo attraversa con una certa intensità iniziale I con 0, lo attraversa ed è praticamente intatta, cioè ha la stessa intensità quando esce dal campione, oppure l'intensità del fascio di luce che esce dal campione è attenuata. Questo vuol dire che la sostanza che c'è all'interno di questa cuvetta ha assorbito energia. Secondo una certa legge, o meglio, si sono definiti dei parametri prima di arrivare alla legge, quella successiva. Il primo parametro è l'assorbanza, che è il logaritmo in base 10 del rapporto tra l'intensità della radiazione entrante e quella della radiazione uscente. La legge di cui ho parlato poco fa, invece, è questa che vedete qui, in cui l'assorbanza è correlata con, questa è una L, e si chiama cammino ottico, è una concentrazione, cioè la concentrazione della specie che assorbe,
un parametro che si chiama coefficiente di estinzione molare, che è una costante a seconda della sostanza con cui abbiamo a che fare. Lo spettrofotometro, così com'è costituito? Queste sono le parti costituenti principali di uno spettrofotometro, c'è cioè una sorgente di luce, una fenditura che riduce il fascio, diciamo, qualcosa che disperde, nel senso che la luce viene diffratta e questa diffrazione permette di isolare le varie lunghezze d'onda, le varie frequenze, chiaramente dipende da quanto questo device è accurato. Qua quello che vedete è un prisma che per definizione è pochissimo accurato. A seconda di come si ruota il prisma, sulla successiva fenditura verrà mandato o il fascio di luce blu, o quello verde, o quello giallo, eccetera. E quindi è in un certo modo, in questo modo si può in un certo senso isolare la lunghezza d'onda. Questa lunghezza d'onda viene mandata sul campione che interagisce con questa lunghezza d'onda, ne assorbe l'intensità. Il tutto, il fascio lucescente viene mandato al detector. Questo invece è, diciamo, riguarda soltanto il comparto celle, perché è quello che succede invece nello spettrofotometro che abbiamo in laboratorio, cioè è un doppio raggio in cui il raggio entrante, che è stato già monocromato, viene mandato sul chopper. Il chopper è uno specchio che ruotando velocemente riesce a mandare due fasci di luce di identica intensità sul campione e su quello che noi chiamiamo bianco, che in pratica in genere è esclusivamente il solvente, anche se non sempre è così. Diciamo che il bianco è tutto tranne che l'analita che noi vogliamo analizzare. È chiaro che in uscita dal bianco non dovrebbe succedere assolutamente niente, il fascio entrante ha un'intensità icon 0 e lo stesso è quello uscente. Non capita quasi mai. Invece, un'uscita dal campione, chiaramente essendoci all'interno della cuvetta un campione, cioè una sostanza che assorbe, uscirà con intensità attenuata icon 0. Tutto questo va all'analizzatore, che è un'altra lente, che sottrae fondamentalmente i due segnali A quello di I sottrae quello di icon 0. Anche qui è ripetuta la legge di cui abbiamo detto poco fa. Come si fa a decidere quale lunghezza d'onda usare per analizzare un determinato campione? Bisogna fare uno spettro di assorbimento, cioè bisogna prendere il campione, in questo caso vedete il metilarancio, però sono tanti i campioni che assorbono, specialmente quelli colorati, e scannerizzare le varie lunghezze d'onda che lo spettrofotometro può raggiungere. E quindi si vede da questo grafico, verrà fuori un grafico del genere, da questo grafico si vede che la lunghezza d'onda migliore per analizzare, e quindi la luce che interagisce con il metilarancio, è quella che ha una lunghezza d'onda oltre circa 500, diciamo tra 500 e 525. E questa scelta della lunghezza d'onda ideale è un passaggio cruciale per la determinazione, perché poi per usare la lunghezza d'onda ideale, per la determinazione di quella sostanza. Qua vi fa vedere, queste frecce che vedete, vi fanno vedere che differenza enorme c'è al variare della lunghezza d'onda dell'assorbanza del campione. Decisamente tra 500 e 550 si ha una lunghezza, si ha l'assorbanza maggiore, quindi è quella che bisognerà usare. Come si fa a determinare epsilon, il famoso epsilon? Non ci sono, ci sono in realtà delle tabelle, però per determinare epsilon che si fa? Si prende una soluzione madre, questa soluzione madre che chiameremo campione si diluisce più volte, dopodiché si analizza questa soluzione alla lunghezza d'onda ideale, quella che abbiamo già determinato, e si vede che cosa succede quando il campione è piuttosto concentrato. Poi cosa succede quando lo diluiamo al 50%, cioè questa concentrazione 8 per 10 meno 5 molare, questa è 4 per 10 meno 5 molare, 2 per 10 meno 5 molare,
1 per 10 a meno 5 molare. Vedete che il massimo è sempre lì, non si sposta, ma chiaramente l'assorbanza sarà minore perché la concentrazione del campione è minore. È sempre questo. Ora, per determinare il famoso epsilon, si mette in un sistema di assi cartesiani, si mette da un lato la concentrazione, scusate, in ascissa la concentrazione e in ordinata l'assorbanza. Verrà fuori una retta che deve necessariamente passare per l'origine degli assi, perché quando l'analita ha concentrazione zero, la sua assorbanza dovrebbe essere zero. Ora, viene fuori una retta, la pendenza di questa retta, quindi entra chiaramente in ballo le vostre conoscenze di matematica, la pendenza di questa retta è il nostro epsilon. Abbiamo detto già che L è il cammino ottico, significa in genere lo spessore della cuvetta, che in linea di massima sono di 1 cm, e C è la concentrazione del campione. Come si preparano le soluzioni? Qua è un po' una ripetizione, però è importante avere sei soluzioni che vengono ottenute per diluizione di una soluzione madre. Si prende la soluzione madre, si diluisce con acqua e si porta volume in un matraccio tarato. Diciamo che questo è un disegno molto semplice, però è questo quello che succede. Dopodiché, spettrofotometro a doppio raggio si mette in un alloggio si mette la cuvetta col campione, nell'altro alloggio si mette la cuvetta col bianco. Questo l'abbiamo già detto. Applichiamo le nostre conoscenze a questo punto, cioè vediamo in che cosa possono servirci. Per esempio, determiniamo i nitrati in una soluzione. Perché i nitrati? Sono sostanze provenienti da deiezioni animali e umane. Quindi non sono delle belle cose. Due, però sono comunque importanti per le piante, perché le piante si nutrono dei nitrati, le trasformano in proteine che poi servono agli animali che di queste piante si nutrono. Però ingeriti dall'uomo sono tossici, non solo, a parte che una parte viene eliminata con l'urina, ma in parte invece i nostri batteri che vivono all'interno del nostro corpo li trasformano in nitriti. E dove che no, possono essere presenti? Nelle acque superficiali e negli scarichi domestici freschi, oppure possono raggiungere concentrazioni significative nelle acque sotterranee, e questo è chiaramente un danno perché è dalle acque sotterranee che vengono la maggior parte delle acque potabili. E negli effluenti si arriva, anche negli impianti di trattamento, si arriva fino a 50 mg/L di azoto nitrico in relazione al contenuto di azoto totale, chiaramente dipende anche dalle condizioni degli scarichi. Concludendo, è importante conoscere la concentrazione dei nitrati presenti in un'acqua, sia che si tratti, soprattutto se si tratta di acqua potabile, ma non solo, dobbiamo anche essere certi che l'acqua che proviene da un depuratore sia stata privata di una buona parte di nitrati che in essa erano sicuramente presenti. E poi per l'analisi dei nitrati abbiamo detto che si utilizza la spettrofotometria UV visibile, e lo spettrofotometro usato che abbiamo usato è quello a doppio raggio, interfacciato con un PC. È importante l'interfaccia con un PC sia perché ci permette di costruire la retta di taratura con una certa precisione, e poi soprattutto perché ci permette anche per interpolazione di arrivare al titolo incognito di un campione. Grazie.